Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Continuiamo con Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Dai. Nell'episodio precedente ci siamo fermati all'interno del tempio di Amala. Perché Isanu, il nostro ex amico, si è impazzito, è stato, diciamo, soggiogato dal potere e adesso si trova all'interno di questo posto e ha rapito non mi ricordo, comunque quello che sta praticamente sempre alla come si dice, quello che ci ha dato la rivista all'inizio del gioco, quello che ci permette di collegarci con tutti quanti diciamo i teletrasporti e con il labirinto di Amala che l'ha rapito. Quindi adesso siamo entrati e lo dobbiamo salvare. E vediamo che cosa succede in questa nuovissima puntata di Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Buona visione. Eccoci. Bene, stavamo qui all'interno del Tempios. E dovevamo andare. Abbiamo detto qua no, là no. Sì, presumo qui. Oh, oio, oio. Ci sarà quello lì. This is the forgotten temple I found while checking out the network. Isamu, eccolo qua. Ogni tanto qualcuno azzeccato, dico di nome. And there's a crap load of Magatsuhi stored inside. Ok. The only caveat is there are three powerful demons in the way. So, my question is, you feel like beating them up? It sure would make life easier for me. Ah, non è una richiesta, è un ordine. Cioè, nel senso che non ho il libero arbitrio, scelgo sì. Sei un seguace di Musubi? Ma assolutamente no. Beh, indovina, non me ne frega nulla. Beh, neanche a me. In questo luogo non c'è alcun dio e non ci sono fedeli in preghiera. Tuttavia, tutto il Magatsui della rete di Amala si forma qui. Non troverai una simile quantità di Magatsui in nessun altro posto del mondo del Vortex. Ah, ok. E così sei il mezzo diavolo, eh? Guarda, questo posto è pieno di Magatsu. Il bello è che i vari rivali non ne sanno nulla. Questa è la base ideale da cui Isamu può evocare il suo dio. Il fatto è che lungo la strada dobbiamo sconfiggere tre demoni. Solo allora potremo mettere le mani sul Magatsui. Beh, per il futuro di Musubi e per il sogno di tutti i solipsisti, che Dio ti protegga. Bene. Ah, vediamo un po' che c'è sta qua. Oh, bello. Magaragaragan qua. Ah, ce n'è soltanto una di porta, quindi andiamo qui. C'è solo questo veramente? Sì, perché qua non c'è niente. O mi sbaglio? Ma sono curioso, capito? Ecco perché voglio andare a vedere. Ninja niente. Mi piace questo posto. Vediamo un po'. Vuoi che mi unisca alla tua fila? Ah, mille, ammazza mille. Non va bene, 7,40, ok. Una berlina, ok. Ma va a tappisca. Sto burino se n'è andato. Bene, entriamo e vediamo che cosa c'è inside.
Questa è una porta. Ok, quindi adesso siamo dall'altra parte, infatti. Vabbè, non è... Oh, vedi chi ci sta. Salviamo subito senza pensarci tre volte. Una porta, cioè dove l'abbiamo vista? Di là. Quello qua. No, non è uguale. Ok. Wow, quanta gente, signori. Gergomagog e Cre. L'abbiamo proprio accoppato, non è che... Scusami, quindi questi che attacchi ci hanno? Non fisico? Ah no, merda. Aspetta che mi unisca a te, se è così dammi 1320, ok, va bene, ok, addio, ciao. Ci abbiamo un altro però. Vediamo un po'. Ok, ok, oh. Alcun effetto, ne voglio ancora. Va bene. Ok. Sono uno spreco. Credi che le loro vite siano uno spreco? No, almeno ci provano. Bene, ho sbagliato. È sempre la prima, non c'è niente da fare. Ok, la seconda. Ok. Le provo proprio queste, le provo tutte. Vabbè. Ah, vabbè, titano. Ce l'abbiamo già.
Ok. Allora, siamo usciti da qua. Mo siamo andati da là e io direi di andare qua. Sì. Che però qua non c'è niente. Ho capito. Ah, ok. Presto scoprirai quale tra le visioni è la migliore. Qui c'è Magatsu in abbondanza, è solo questione di tempo prima che Musubi dilaghi nel mondo. Shijima e Yosuga sono ancora a caccia di Magatsu, vero? A dire il vero anch'io, ecco perché sono qui, a cercare fino alla disperazione. Sì, se lo dici tu. Ah. Eh certo, pietra vitale. Sono impazzito. Male, mo ci tocca incominciare tutto da capo. Uno si deve ricordare. Si deve fare la mappa mentale e cercare di ricordarsi perché. Allora, qui era dritto, se non vado errato. Allora, tanto lì c'era niente, era giusto qua il secondo. Che mi teletrasportava in questo posto. Ora qui c'è solo questo, sì, che tanto qua non mi ci trasporta. E ok, mi trasporta qui, là no, là è qui, capirai, abbiamo altre tre alternative. Sì, capirai, stiamo freschi. Oh, buono, medicina per uno. Che roba è quest'altro? Perlina. Ok, dove stiamo? Ah, stiamo qua. Perfetto. Praticamente è un try and error. Alleluia, ce l'abbiamo fatta. No, non ci casco. No, ma che davvero? Ah, ok. Però stiamo al secondo piano. Sei ciao. Ok. È così pippa fu quello. Se ne zuppa e pan bagnato, insomma. Voglio dire. Certo è così, però è un po' rottura di scatole, eh. Brutto balordo. Soffio ardente. Andiamo qua.
Vabbè, ne azzeccas. Non vedo. Ah, ok, questa è quella, quindi andiamo qua, va. Come volevasi dimostrare. Ah, siamo un'altra volta qua. Ok, mi gioca tutta sta manfrina. Allora. Che lamento. No. Ok. Dove sono quei dati? No, niente. Nemmeno questa va bene. Vabbè, sì, starò qua una settimana. Ok, dove ci tenete la sporta? De qua. Ok. Ok, andiamo dritto. No, ah, vabbè. Questi a che so deboli, mica ho capito io. Cioè. Magari a questo? Sì. Questo. Chi è? Corteggia. Allora, stiamo qua. Abbiamo detto andiamo dritti. Oh, fantastico. Quindi, ma qui c'è della sporta nel posto giusto. Si presume. Ah, sì. Percepisci un forte problema nella stanza. Va bene. Sì. Fermati. Grazie. Bene. Ah sì. Aspetta, no? Fammi vedere. Marò, e che è sto mostro? Boom! Questo è il tempio del goloso. Mangio e prendo peso. Scocciami e vedrai, ti romperò il muso. Boom! Vabbè. So di chi tu. Invocazione. Quindi mo chi c'è in voga? Tutti elementari diversi. La flotta della situazione scotta. Wow. Famo subito. Oh,
Vabbè. E certo, un evento, l'altro è ghiaccio. Usiamo sempre lei. Ti è? Detto io. Per fortuna che sto deboli pure alla forza. Senti, però questa mi ha spiacettato un attimo l'esistenza, eh? Se no. Bene. Quello è di fuoco, quindi io dovrei far del male fisico molto. È di fuoco e quindi facciamo forza. Noi facciamo il super attacco. Ok. Ok. Bene, mo arriviamo quasi a 30, signori. Vabbè, sì, sei un fiume da... Ah. Ultima risorsa. Hai ottenuto il Magatama Adma. L'atmosfera attorno a te è cambiata. Oh. Non c'è più un Magatsui. Bene. Senti la voce di Isa. One down already. Damn, that was quick. So this is the power of the demi-fiend. I'm almost jealous. E non hai visto ancora niente. Tanto prima o poi verrò anche da te. Certo. Sì. Vabbè, quindi non ci sono porte qui? Ah, stava nascosta. Ma che balordo. Ma guarda te. No, vabbè. Porta, porta, ammazza. Qualche altra porta? Aspetta che qui... Ah no, stiamo messi bene. Ah, e chi è questo? Vabbè. Scusate, se è impazzito il coso, ho fatto tutto da solo. Beh, andiamo a questa centrale. L'oscurità è fondamentale, è lì che è nascosto il tuo vero io. Ora posso finalmente scrutare le tenebre nel mio essere senza che qualcuno mi disturbi. Vorrei restare così fino alla nascita delle visioni di Isamu, non disturbarmi. Ok.
Vabbè, incominciamo. Ma quante porte ci stanno? Figo, sono tutto scuro. Ah, una si sale e l'altra si scende. Beh. Là. Vabbè. Mazza, non c'è niente in queste porte. Ok, qui l'abbiamo viste tutte. Io direi prima di girare questo piano terra e poi salì o scende, vediamo un po' che cosa fare. Tanto mi sa che qua non c'è, non è come quella bianca che ogni porta sbagliata mi fa ritornare, mi fa partire da un altro punto. Qui devi solo girare. Ah, oh, vedi chi ci sta qua. Gagliardo è tosto. Il problema di questo posto è che non c'è la signora che mi cura. Ah, ok, perfetto. Quindi qui. Ma vieni. A questo punto andiamo pure di qua. Oh, la luce si è spenta. Questo è fine a se stesso e non c'è niente però. Ok, qui è chiuso. Quindi che facciamo? Saliamo o scendiamo? Scendiamo. Vabbè, fantastico. Non c'è niente. Quindi vuol dire che salendo ci saranno altri ascensori che mi porteranno in basso. Cioè quello a quell'altro praticamente? Sì, bene. La porta è sfranghella. Oh, mio Dio. Cosa si trasforma a 70?
Bellissimo. Questo è Collo Colullo, là, come si chiama? Kula Lain qua, Kula In, Ciucula Lin, è un vero piacere. Ah, questo mi piace. Praticamente si trasformano da soli. Grazie a un potere magico. Vabbè, abbastanza facile. C'è una fiamma nera, vuoi estinguerla? Sì, così non ci sarà più il potere magico. Tutte le porte di prima si sono aperte. Ricominciamo. Che poi vado a quell'altro e non mi sembra il caso. A meno che questi buchi non portino da qualche altra parte. Il dio di questo tempio deve amare l'oscurità, è come se fossimo in una tomba chiusa in una cripta. Allora bisogna forse saltare, però prima apro tutte quante le porte e poi vediamo un po', magari. C'è qualche altro piano qua dentro. Dai, che mo si combatte? Sì. Quindi sta qua sotto. Ah, fortuna che ci sono sempre 200 di sti cosi. Ecco, pure qua sarà un try and error. Allora, ho fatto quella e sono sceso giù. Ma sto balordo. No, ho tolto quella che recuperava. Ma che. Ah no. No, tutta una stupidaggine. Scusate. Che mi fa più salimmo? Allora, 1, 2 l'abbiamo fatta. Andiamo alla terza. Che non c'è niente. No, oddio. Uno, due fatta. Dobbiamo andare alla terza. Sì.
Ti è Amilcare, io c'ho le cose buone qua, sa. Scusate. Quindi, 1, 2, 3. Io sono da questi di sinistra e l'hanno fatti, che là so quelli da destra. Quindi, mo' dobbiamo fare questi. Ah, vedi un po'. Vai così. Ma sì, vedi niente praticamente. No, vabbè. Ah, sì, era quello che ci stava. Ah, vatta a pesca, va. Quindi abbiamo fatto quella da là. Mo' famo. No, non è questo, è questo qua. Sta a provare tutti, c'è niente da fa. Tutti devi provare. Ecco, questo si rompe. Ah, dovevo andare prima qui sotto e vedere quali erano. Vabbè, sì. Dai. Se c'è il salvataggio, vuol dire che c'è qualcosa di strano. Ok, vai così. Ma prima, vediamo qui che c'è. Ma perché è una porta che. Sta qua dentro, dai, altare della patria, sì, percepisci un forte. Dai, andiamo a vedere chi c'è sta. Oh, sono sbucata su. Madonna, che brutto. Asiel, vengo dalle viscere dell'inferno in cerca del Magatsui. E devo dire che sei una rara prelibatezza. Non mi importa chi o cosa sei, affonderò i denti in quel tuo gracile corpo. Ammazza, cara. È nascosto sotto. Tutti attacchi fisici, vai. Vabbè, questo è facile. Morto. No, non ancora. Invece sì, my friend. No, no, no. Ogni tanto gli parte da solo. Dai, dai, vabbè, allora dillo, no? L'atmosfera attorno a te è cambiata.
Senti la voce di Isamu. All right, keep it up. I'll just kick back. Bene. Abandon ship. Quindi now siamo qua. E domanda dell'AO. Aspetta, mi fammi ancora. Sì, vabbè. Questo di che colore sarà? La luce svanita nelle tenebre, i tuoi piedi toccano terra delicatamente. Vabbè. Non è. Ok. Rosso, rosso sangue. Ah, bene. Pure questo sarà uno di quelli che si teletrasporta. La divinità di questo luogo è una donna crudele assetata di sangue. Trascina gli intrusi nel mondo delle ombre per poi banchettare con le loro vite. Se sei saggio, fai attenzione alle ombre. Io me la mangio a colazione. Ehi, dove sono? Che male, aia, fatemi uscire dal mondo delle ombre. È pieno di trappole, che male, ha maledizione. Per uscire devo seguire la luce. Ma dove sarà? Vabbè, e noi andiamo a vedere tutte le porte qua. Può essere che ci stanno i buchi neri? Appunto. Bene. Ho appena parlato. No. Quindi dobbiamo usare levitazione. Per fortuna che ce l'ho. Stai invitando a uscire? Non so. Ancora difendete nei confronti 1080. Vai. Sì. Cosa ne pensi? Ah, lasciali vivere. È felice. Ok, visto. Sempre la prima. Non c'è niente da fare. È venuta con me. Dai. Vabbè, va. E questo chi è? Usiamo pure questo, va. Che cavolo, che accetta abbastanza spazio. Ah, non ho spazio. Ifrit. Ifrit, stiamo a Final Fantasy. Ah, Zandingo Andrei è qua. Questa mi piace. Allora. Danno da forza elevata a un nemico. Sì. Vabbè. Ce ne abbiamo 200. Ok, grazie. Quinti.
Interessante. È molto interessante. Mica vizi e fighi, eh? Vedi un po'. Quindi, da là, dritto, da là, a Sinatra. Vabbè. Forse ho capito come si possono evitare quei mostri. Pare vero. Vabbè, sì. Andiamo. Passo di livello alla cara carabbi. Allora. No, porca valetta. Mo' devo ricordare. Allora, il coso che la luce dove stava? No, non stava qua. Qua non ci sa nato. Video. Oh, ma metteteci un'altra porta. Sì, vabbè. Manco l'avessi saputo. A posto. Mazzaforti. Ok. Quindi. Ok, sì. No! Niente ragazzi, qui sarà così. Si combatte.
Andiamo giù in fondo. Quindi prova la prima. Quindi non è la prima. Non è quella in mezzo. Per fortuna stanno tutte vicine queste porte, a parte alcune. Quindi, la prima l'abbiamo fatta, la seconda no. Allora, secondo voi quale sarà? No, ci abbiamo fatta. A salì. Al secondo piano. Mo te voglio. Che dice questo? Che strano, mi sembrava di aver già detto no. Fatto questa strada, ho anche evitato tutte le ombre. Perché non riesco a salire di sopra? Bene. Well done, signori. Ok, sì, vabbè. Bene ragazzi, anche questa puntata di Shin Megami Tensei 3 Nocturne è conclusa. Abbiamo accoppato due demoni su tre del Tempio di Amala. Ci sono tre. E adesso siamo in quello rosso e dobbiamo sconfiggerlo. Qui è un po' più lungo perché anche qui è un try and error con le porte, perché ci sono tipo delle ombre che da sotto ci prendono e ci riportano da qualche parte, insomma, del mondo quello tutto rosso. Per fortuna che abbiamo con noi delle pietre di levitazione, così possiamo passare senza morire, molto importanti. E quindi poi scopriamo nella prossima puntata chi sarà il mostro, il demone di quest'altra di quest'altro tempio. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling. Ciao e alla prossima!